Radio Firenze. Viola Tweet. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. La rassegna stampa odierna sulla Fiorentina si focalizza naturalmente sul mercato. Questa sessione invernale che ha già regalato un colpo in attacco con l'acquisto di Cotrone, ma che potrebbe ancora portare nuovi innesti. Fofana dell'Udinese e Wyesus della Roma sono i nomi più concreti oggi per centrocampo e difesa. Più complicati gli affari Duncan con il Sassuolo e Mandragora con l'Udinese. Insomma, c'è ancora margine per ragionare, allora la dirigenza pensa anche alle uscite per provare a fare cassa. Sembra terminata l'esperienza di Boateng in maglia viola con l'ex Barcellona e Milan è chiuso in attacco da Cotrone e Vlahovic e con un contratto elevato per le casse viola. Poi potrebbe partire anche Ceccherini in difesa, due nomi per rimpiazzarlo, Pisacane del Cagliari o dell'Orco del Sassuolo, attualmente in prestito a Lecce. Nel frattempo si pensa ai rinnovi, dopo quello con Castrovilli, Ranieri e Venuti, arriva l'accordo con Sottil. In mattinata conferenza stampa con Pradé per comunicare il nuovo contratto. Per Fiorentina1.com, Pasquale De Stefano. Viola Tweet, Viola Tweet, a cura di Fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.